Se il nome Lama può avere un'altra, forse più attendibile lettura come terreno franoso, faglia, smottamento generato comunque da una matrice collegata a un ristagno d'acqua, di cui terreno paludoso, causato da piogge copiose, l'origine di Penne, il cui toponimo va a collegarsi con altri centri quali Penna Piedimonte, Penna Sant'Andrea, Penna Domo, nel Molise Pesco Pennataro e via discorrendo, ha un'attinenza precisa con il termine pinna che in latino, tra i vari significati, oltre a penna freccia, ha anche quello di merlo di muro. Penne, che nasce probabilmente dal locativo pinne o pinnae, capitale dei Vestini, deriverebbe invece da una base prelatina, appunto penna, in spagnolo peña, cioè roccia, che vuol dire proprio vetta rocciosa di forma aspra e acuta, particolare che caratterizza tuttora diverse località, tra cui quelle testé citate. Fragola. Dal latino fragula, diminutivo di fraga, plurale neutro di fragum, divenuto poi nome femminile, cioè fragola. Cresce nei climi temperati, in terreni soffici, umidi e ombreggiati. Frutto di questo periodo, a maggio il clou, dalle nostre parti trova la sua abbondanza quasi ovunque. Che voglia di fragola! Ente Parco Nazionale della Maiella, Santa Eufemia Maiella, dottoressa Mirella Di Cecco, adesso ci incamminiamo perché abbiamo tutto un mondo da scoprire, esattamente che cosa fa qua e soprattutto la diversità rispetto a tante altre situazioni di orti botanici generici, perché qui ci sono tante cose da imparare, veramente molto molto interessanti, a partire da... Allora, qui ci troviamo a Santa Eufemia Maiella ed è un giardino molto esteso, 4 ettari, dove vengono coltivate prevalentemente le specie autoctone del parco e dell'Appennino centrale. 500 specie autoctone significa che sono tipiche dell'Appennino centrale e qui vengono anche riprodotte nel vivaio che abbiamo a disposizione, dove appunto l'attività principale è la riproduzione di queste piante, oltre a specie diverse come per esempio le specie del progetto LIFE, che sono delle specie protette dalla direttiva comunitaria, sono 7 specie target, che vengono chiamate così, e che sono a rischio di estinzione. Si trovano localizzate in alcune aree dell'Appennino centrale, alcune si trovano solo nel Parco della Maiella, il Parco del Gran Sasso, il Parco d'Abruzzo e il Parco del Sirente. Una curiosità, così, c'è un motivo particolare perché è stata scelta questa sede, insieme con qualche altra, naturalmente vediamo Lama? Allora, il parco, diciamo, gestisce due giardini botanici, uno qua a Santa Eufemia Maiella e uno a Lama dei Peligni. Lama dei Peligni, diciamo, è il giardino storico, il primo che è stato creato all'interno della ex riserva regionale. E questo della Maiella è subentrato dopo, nell'anno 2000. Nell'anno 2000 è stato anche riconosciuto giardino di interesse regionale da un'apposita legge, che era la legge che tutelava i giardini botanici. In Abruzzo ormai sono pochissimi giardini botanici presenti e noi, diciamo, resistiamo ancora, diciamo, proprio perché c'è il parco che ci dà un grande sostegno a questa iniziativa. Vogliamo vedere più da vicino di che cosa si tratta? Andiamo con la telecamera a zoomare e anche a spiegare meglio nel dettaglio. Ci siamo trasferiti nell'area delle rocciere, di che cosa si tratta? Questo settore delle rocciere, diciamo, raccoglie tutte le specie che vivono appunto negli ambienti montani, ghiaiosi e rocciosi. Ed è questo è il settore più bello perché è più ricco di endemismi, cioè le piante che hanno un areale ristretto in un determinato luogo. Una di queste specie che vengono coltivate, che adesso è in fioritura, la possiamo vedere, è l'Obrezia di Colonna, è una delle più belle, diciamo, che sono fiorite in questo periodo. Colore molto affascinante. Sì. È una pianta della famiglia delle Brassicacee, la stessa famiglia dei cavoli, diciamo, e vive abbarbicata sulle rocce, sui muri. Le piante che crescono in questi ambienti hanno delle strategie adattative particolarissime. Alcune si rivestono di peluria, alcune presentano dei sedimenti di calcare sulle loro superfici fogliare, e qui possiamo vedere alcune specie, per esempio.
questa qui, per esempio, si può vedere, è ricca di peluria, è proprio un adattamento perché sono ambienti siccitosi e perché hanno poca terra, sono esposti al calore del sole e quindi hanno delle strategie adattative particolari le piante. Una curiosità, siccome queste piante sembrano un po' fragili così, come si fa a proteggerle quando siamo a ridosso della montagna, di alta montagna, arriva un temporale o quant'altro? In genere sono proprio dislocate negli anfratti delle rocce e che creano anche una protezione per queste piante, quindi non... C'è il rischio però di perdere i pezzi? No, assolutamente. Le piante dei ghiaioni sì, le piante dei ghiaioni tra le loro strategie hanno proprio la capacità di disperdere pezzi di pianta che poi vengono trascinati dalle ghiaie che scendono e quindi colonizzano. Vanno a riprodursi altrove? Sì, esatto, vanno in giro e colonizzano altre aree. E il ghiaione praticamente sono tutta una serie di massi che scendono dalla montagna e quindi diciamo qui si vuole riprodurre quello che è l'ambiente tipico della Maiella, dei ghiaioni della Maiella. E qui le piante hanno strategie adattative particolari perché, come dicevamo prima, rilasciano dei pezzettini di stolone e di radici e quindi vanno colonizzano aree più ampie di questi ambienti. E queste sono le specie che vi vivono: il geranio crestato, che è quella pianta lì, la valeriana rossa, un'altra di quelle piante che tipiche dei ghiaioni. Tra l'altro questa è anche una pianta molto rinomata perché attira in maniera considerevole le farfalle. Le farfalle. E quindi è una delle piante più gradite da questi insetti, quindi anche da utilizzare come nei propri giardini. Famosissima la genziana, eccola qua finalmente. Questa è una delle piante più belle che abbiamo qua in coltivazione in giardino in questo periodo, ed è la genziana dinarica, genziana appenninica in italiano. Dinarica proprio perché vive qui sull'Appennino centrale e nelle Alpi. Anche nelle Alpi dinariche, sì, Jugoslavia, da quelle parti. È un colore veramente bello, l'avevo detto prima, ma questo viola è ancora più affascinante. Sì, perché questi colori appunto servono per attirare appunto gli insetti in questo maniera veloce, perché queste piante hanno un ciclo fenologico molto veloce, quindi devono avere la capacità di attirare il più possibile insetti per l'impollinazione. Sempre bello il mughetto per il suo colore bianco candido, ma qui comincia un'area diversa e molto importante. Quale? È quella delle piante officinali. Per esempio il mughetto è una pianta che, nonostante sia molto bella, però è anche una pianta pericolosa perché ha delle proprietà anche tossiche, che è una pianta che ha sia delle proprietà positive perché viene utilizzata in medicina, però è anche una pianta pericolosa. E in questo settore infatti abbiamo diverse piante che hanno queste proprietà, tipo per esempio la digitale, una delle altre piante che vedremo. Per esempio abbiamo il tasso, il partenio, la cicuta, la valeriana, l'equiseto, tutte piante che hanno delle proprietà utili in farmacologia. E abbinato diciamo, a questo settore abbiamo un laboratorio appunto dove si fa l'estrazione degli oli essenziali e l'essiccazione delle piante. E, diciamo, un laboratorio che utilizziamo a scopo didattico proprio per spiegare meglio come funziona. Esatto. Piante officinali, tra l'altro, è un tema di estrema attualità perché se ne parla sempre di più. È un fatto positivo sicuramente. Sì, perché in questi ultimi anni diciamo c'è un ritorno alla medicina diciamo tradizionale, che appunto, appunto queste piante hanno tante proprietà, alcune ancora sconosciute, e quindi è un campo in continua evoluzione, in continua ricerca, tant'è vero che il parco collabora con diverse università proprio su alcune specie endemiche, proprio per studiarle, per vedere appunto le caratteristiche farmacologiche, fitochimiche. Questa è un'altra area destinata a che cosa? È il settore dedicato alle piante insetti, cioè piante che in qualche modo attirano gli insetti. E abbiamo piante nutrici, cioè che nutrono le larve di insetti, e piante che invece con il loro nettare attirano soprattutto le farfalle. Infatti abbiamo la lavanda, la valeriana rossa, l'origano, le scabbiose, tutte piante che sono ricche di nettare, per cui gli insetti, soprattutto le farfalle, i bombi, le api selvatiche,
ne sono attirati. Tant'è vero che sono pure raccomandate le farfalle, perché leggo lì sul tabulato un giardino per le farfalle. Come giardino botanico cerchiamo un po' di educare le persone, quindi di stimolare alla coltivazione, cioè i visitatori che vengono qui in giardino, di stimolarli alla coltivazione di queste piante che possono in qualche modo attirare le farfalle nel proprio giardino, perché farfalle e altri insetti impollinatori sono molto importanti appunto per l'impollinazione, per cui per la fecondazione. Pensate che adesso nei frutteti in Trentino mettono le arnie con le api proprio per favorire l'impollinazione dei fiori e delle mele. Hai citato un termine, visitatori. Ecco, ci sono tante visite, immagino, magari dilazionate nel tempo, ma sono sempre poche rispetto a quello che sarebbe il caso di fare, di effettuare, e soprattutto stimolando quelli che non hanno visto questo autentico paradiso. Sì, diciamo che questo giardino è importante proprio per le scuole scolaresche. In questo periodo vengono appunto le scolaresche, ma ne vengono sempre poche rispetto alle potenzialità che ha. Ricordiamoci che in Abruzzo è uno dei pochi giardini visitabili, per cui bisognerebbe pubblicizzare molto di più. Esatto, pubblicizzare, anche perché si possono fare delle attività didattiche molto interessanti, formative per gli alunni. Ma io direi anche per quelli che hanno qualche anno in più, perché è estremamente interessante e stimolante, e poi insomma è un angolo di pace che merita di essere visitato. Sì, soprattutto in questo periodo che è nel pieno rigoglio, piuttosto che in estate, perché le persone si spostano molto in estate, ma in realtà se uno vuole visitare un giardino botanico ci deve andare appunto in primavera. Giugno è il periodo migliore per offrirsi una visita in questo, diciamo, paradiso. Questa può sembrare una banalissima erba, sarà la stessa famiglia, però ha delle caratteristiche un po' particolari che esaminiamo con il biologo dottor Giampiero Ciaschetti. Allora, che erba è? Perché è così rara e importante? Allora, questa qui si chiama Carex paniculata. È una specie molto rara in Abruzzo e è rara anche sul territorio nazionale. È una specie che è più comune nell'Europa centrale e nel nord Europa, insomma relativamente comune. Queste qui fa parte di un gruppo di specie che erano molto più abbondanti durante le glaciazioni e che adesso il loro areale di distribuzione si è molto contratto man mano che si va riscaldando il clima dall'ultima glaciazione. Prediligono un ambiente umido, immagino. Prediligono ambienti umidi. Dunque, questa qui da noi vive nelle conche tettonico-carsiche, gli altopiani montani, ecco, per intenderci ai quarti della Maiella. Questa in particolare c'ha una bella stazione al Pantaniello di Rivisondoli, insomma, che sta lì vicino, insomma, fa parte del sistema degli altopiani maggiori. Questi altopiani tettonico-carsici dell'Abruzzo interno sono particolarmente importanti perché si sono conservate decine e decine di specie così rare e anche molto più rare per il fatto che gli ambienti umidi dappertutto sono stati bonificati. Invece nei nostri altopiani, non essendoci un fiume verso cui far defluire le acque per la bonifica, non si possono bonificare. Da noi gli altopiani maggiori, per esempio, hanno l'inghiottitoio del quarto di Santa Chiara, ma l'inghiottitoio ha una sezione limitata, per cui quando c'è abbondanza d'acqua più di tanto non riesce a defluire, e questo permette questa conservazione di specie rarissime. Ce ne sono alcune che in Italia stanno solamente lì e in pochissimi altri posti. Questa erba ha una particolare utilità o no? Un'erba comune che insomma è soltanto rara, però non ha altri pregi? Beh, se anche ce l'avesse dovremmo quindi cercare di evitare di diffonderla, perché per rara com'è bisogna conservarla senza toccarla. No, tuttavia con le carici, ma non questa, quelle più comuni, ci si facevano diversi lavori, tra cui intrecciare cesti. Un altro delizioso angolo di quest'orto botanico di Sant'Eufemio a Maiella. Diciamo, questa è una parte del vivaio dedicata alla riproduzione delle specie rare.
cioè le specie che sono a rischio di estinzione, che distribuite sulla Maiella o sull'Appennino centrale. Alcune sono molto particolari, come per esempio abbiamo l'aquileggia della Maiella in riproduzione, abbiamo diverse specie di sassifraghe e abbiamo, diciamo, il nostro gioiello in riproduzione, che è l'Androsace Matilde, che è una delle specie del progetto LIFE. Una curiosità personale, la sassifraga così citata, cioè significa che spezza, cioè riesce a oltrepassare addirittura la roccia, cioè cresce in mezzo alle rocce. È una banalità quella che ho detto, oppure c'è qualcosa di vero? E se è vero, come fa? No, non è una banalità, il termine stesso lo dice, appunto significa infrangere le rocce. Ma come fa una radice a inserirsi, a insinuarsi nella roccia? E la particolarità della sassifraga è che sulla sua superficie espelle l'eccesso di carbonato sulla superficie fogliare e quindi è rivestita da carbonato di calcio. Stiamo vedendo il vivaio e fra un po' vedremo anche quelle piante che dal vivaio vengono trasportate qui per essere vendute. Sì, perché una delle attività del giardino è proprio la riproduzione delle specie autoctone, che poi noi mettiamo in vendita per i visitatori, proprio perché crediamo che l'autoctono abbia anche un ruolo molto importante, le piante autoctone. Per la diffusione anche. Sì, perché sono piante rustiche, piante che non hanno bisogno di grandi esigenze di coltivazione, per cui noi cerchiamo comunque come Parco Maiella di stimolare appunto l'utilizzo di queste specie. E tra le numerose specie che riproduciamo, alcune anche sono molto rare, come l'aquileggia della Maiella, che è una specie endemica della Maiella, la genziana dinarica che abbiamo visto nel giardino e numerose altre specie. Abbiamo anche il pino mungo è un arbusto che cresce nelle alte quote della Maiella ed è basso perché fa troppo freddo. Esatto, diciamo, sono tante le condizioni che determinano appunto la dimensione di questo arbusto, però è una delle peculiarità di questa specie che appunto noi cerchiamo di incentivare nell'utilizzo del giardino. Questa è un'altra stanza dei bottoni, come si direbbe in qualche altra disciplina. Invece siamo esattamente dove? Beh, questa è un'officina, diciamo, cioè una stanza dove si lavora parecchio. È un erbario. Un erbario, questo termine si intende sia una collezione di piante essiccate sotto pressa e cartellinate, adesso spiegherò che significa, e sia il locale che lo contiene. La collezione di piante ce l'abbiamo di là, in un piccolo locale climatizzato, a temperatura e umidità controllate, e in maniera tale che non si sviluppino gli insetti che mangiano le piante secche. Perché gli erbari si conservano anche molto a lungo. In Italia abbiamo anche erbari del 600, del 700. La funzione dell'erbario è importantissima sotto il profilo scientifico, perché è la documentazione sempre verificabile dell'esistenza di determinate specie nel nostro territorio. Ad esempio, noi sappiamo che alcune specie erano presenti da noi e sono scomparse perché sono ancora conservati i campioni nell'erbario di Napoli dei botanici della prima metà dell'Ottocento che hanno esplorato la Maiella. Gli erbari sono anche importantissimi sotto il profilo scientifico, perché negli erbari sono conservati i tipi delle specie, cioè quando si descrive una specie la descrizione deve corrispondere a un campione d'erbario. Ho fatto uscire dalla stanza qualche campione per vedere come sono sistemati i fogli d'erbario, cioè i campioni vengono spillati su dei cartoncini e c'è un cartellino che indica dove è stato raccolto, quando è stato raccolto, chi l'ha raccolto e chi l'ha identificato. Una vera e propria catalogazione. Una vera e propria catalogazione. Gli erbari sono importantissimi anche per lo studio delle specie, perché gli specialisti delle specie raccolgono campioni da tutti gli erbari e fanno così i loro studi e continuamente rivisitano il concetto di quella specie o di quell'altra specie. Come dicevo, insomma, il materiale è molto delicato, tanto è vero che noi qui lavoriamo, ma prima che il materiale vada nell'erbario dove sono conservati i campioni deve essere sottoposto a un trattamento antiparassitario, un passaggio in congelatore a meno 20. Qui abbiamo un pacco appena uscito dal congelatore. È importantissimo per noi perché ci aiuta a capire la distribuzione delle specie sul territorio. Adesso noi per esempio stiamo per pubblicare nei prossimi mesi, insomma, la flora del Parco Nazionale della Maiella. La maggior parte delle informazioni, cioè delle specie che vengono citate, è perché sono stati verificati i campioni d'erbario. Allora, i maggiori erbari dove sono conservati i campioni del Parco Nazionale della Maiella sono
chiaramente l'erbario di Napoli, dove sono tutte le esplorazioni, i campioni degli esploratori botanici della prima metà dell'Ottocento, l'erbarium Appenninicum a Barisciano, che è il più grande erbario d'Abruzzo. Ci sono molti campioni dell'erbario dell'Università dell'Aquila e poi c'è questo erbario che non è molto grande, abbiamo più o meno 3.000 campioni, di cui 2.000 circa relativi al territorio del Parco Nazionale della Maiella, ma da cui sono uscite insomma diversi dati di decine di nuove specie di nuova segnalazione per il parco, che non erano mai state segnalate prima. La flora della Maiella è particolarmente ricca ed è molto importante sotto il profilo scientifico, perché qui sono state descritte una cinquantina di specie ed è anche particolarmente pregiata perché ha un elevato numero di endemismi, si chiamano, cioè di piante che in tutto il mondo vivono solamente in un territorio ristretto. Alcuni di questi in tutto il mondo vivono solo sulla Maiella. Questa è una di quelle, Aquilegia magellensis, che fino a poco tempo fa si pensava fosse endemica dell'Italia centrale. C'è stata una recente revisione che ha detto che la vera magellensis sta solo sulla Maiella. Magellensis proprio perché è della Maiella. Ben 11 sono le specie che hanno nel nome l'epiteto Magellensis. Alla base ci sono primule bellissime, sempre affascinanti da vedersi, poi però alle spalle, soprattutto verso l'alto, vediamo un bellissimo roseto, anche se ci sono diversi tempi di fioritura. Prof. Sì, ci piace dedicare questa parte, questa viola dell'orto botanico alla cura estetica, quindi alla bellezza. Iniziamo con le primule, che il nome già ci dice che sono delle primizie, cioè sono tra le prime specie che vanno a fioritura e quindi sono loro gli indicatori del fatto che sta arrivando la primavera per le piante, e quindi indipendentemente dalla primavera del calendario che conosciamo noi. Mentre sopra stiamo iniziando una collezione, un piccolo roseto, una collezione di rose antiche. In realtà non sono quelle che noi vediamo qui, non sono delle rose spontanee, sono tutte rose che sono state frutto della selezione operata dall'uomo. Tra breve vi farò vedere quelle che sono le rose che invece possiamo trovare in natura, le rose spontanee. Queste sono tutte frutto invece di una selezione dove l'uomo ha ottimizzato quella che è ha selezionato il carattere che porta alla produzione di tanti più petali, che sono quelli che poi rendono la rosa così, così bella e attrattiva, soprattutto da regalare alle donne. La rosa, mi piace ricordare, che è in piena fioritura nel mese di maggio. È il mese giusto, quindi. Siamo nel mese giusto, mese dedicato anche alla Madonna, e quindi molto spesso è il fiore dedicato alla Madonna. Quindi possiamo partire dalla simbologia sia dei fiori ma anche dei colori. Pensate alla rosa bianca come simbolo di castità e di purezza, classica rosa dedicata alla Madonna, fino poi ad arrivare a qualcosa di molto più moderno, la rosa rossa, che invece rappresenta la passione, ma questa volta qualcosa di molto terreno, la passione amorosa che normalmente siamo abituati a regalare nelle ricorrenze alle signore. Non sembrerebbe, ma quella che abbiamo qui è proprio una rosa. Esatto. Che tipo? Esatto, questa è una delle rose spontanee, questa è la rosa canina, si vede dal portamento, è una pianta che lignifica ma solo alla base, non fa mai un grande fusto, e quindi la vediamo sempre con questo portamento cespuglioso che tende ad aprirsi e con i rami che tendono a ricadere a terra. Il fiore che vedete è completamente diverso dal fiore che abbiamo visto nelle rose selezionate, nelle rose ornamentali. È un fiore a 5 petali, di colore molto meno evidente, che va dal bianco fino al rosa, ma sempre un rosa tenue. E un'altra caratteristica che ha questa pianta è rappresentata da questi, che sembrano frutti, molto spesso vengono chiamati frutti. Cosa inusuale, vedete contemporaneamente i frutti e la pianta in fioritura, perché la pianta non fa cadere i frutti, o meglio, per far cadere i frutti ha bisogno di una forte stimolazione di freddo. Questi sono stati i frutti tardivi dell'anno scorso, che evidentemente non hanno subito troppo freddo e quindi sono ancora attaccati alla pianta. E citiamo questi perché sono la parte di interesse medicinale. In realtà non sono neanche dei frutti, sono falsi frutti, il termine tecnico è cinorrodi, in quanto i veri e propri frutti sono questi all'interno, che in realtà comunemente vengono chiamati semi.
se li guardiamo bene da vicino sono rivestiti di una peluria che probabilmente serve per aiutare sia la dispersione col vento ma anche l'ancoraggio nel momento in cui toccano terra. Se però ce li mangiamo, questi peli secchi possono essere irritanti per la gola e quindi inducono quella tosse secca che in gergo viene chiamata la tosse canina, no? La tosse stizzosa. Ecco perché il nome di rosa canina. In realtà la parte più interessante è proprio questo rivestimento di colore rosso, che può essere utilizzato anche per fare delle marmellate o dei liquori dal sapore acidulo, che è interessantissimo perché è una delle piante che in rapporto al peso ha uno dei maggiori quantitativi di vitamina C, quindi consumare questi è un'ottima alternativa magari a qualche spremuta d'arancia. Alle nostre spalle abbiamo un altro tipo di rosa, quale? Ecco, siamo arrivati all'altro tipo di rosa che possiamo considerare tra le rose progenitrici delle rose ornamentali. Questa è la rosa gallica, nota anche come rosa degli speziali, quindi particolarmente cara a questo orto botanico che è dedicato appunto agli insegnamenti per gli studenti di farmacia. È la rosa che assomiglia un pochino di più alle rose ornamentali, infatti presenta più petali e è molto, il portamento però è completamente diverso, come lo vedete è una rosa che rimane molto bassa, non tende ad allungare il fusto, quindi oggi per un nostro giardiniere, soprattutto per un nostro fioraio, sarebbe poco appetibile perché non forma un lungo gambo che rende molto più elegante la rosa. C'ha questi bellissimi petali di un colore molto vistoso che soprattutto all'inizio della primavera sono molto graditi dalle api che vedete usano questi fiori proprio per trovare il nettare ma anche in parte per raccogliere il polline. Una curiosità, oggi va molto di moda l'utilizzo anche dei fiori soprattutto in cucina, sia come soprattutto come abbellimento, come aspetto per l'aspetto estetico dei piatti. In questo caso i fiori si possono mangiare, non credo si possa dire il nome commerciale, però c'è una ditta che fa delle pasticche, delle antiche caramelle che sanno di rosa, e allora se volete provare basta prendere un petalo e se lo mangiate sentite il sapore di quelle caramelle senza ovviamente l'effetto dolce dello zucchero. Quindi è commestibile? Assolutamente sì. Sopravviverai? Sicuramente sì e starò meglio.